Ora leggeremo insieme e commenteremo un estratto di Buddismo e Società riferito allo studio di questo mese. Ovviamente la parte estesa dei commenti verrà pubblicata a parte successivamente, come sempre facciamo in questo canale. Ti invito all'acquisto della rivista Buddismo e Società, che contiene, oltre allo studio per intero, molto altro. Grazie e buon ascolto. Lo studio mensile per crescere insieme nella fede. Lezioni di Daisaku Ikeda sugli scritti di Nichiren Daishonin. Passi chiave dalla raccolta degli insegnamenti orali. Lo studio di settembre 2024. Capitolo Durata della vita del Tathagata. Parte prima di 3. Condividiamo il buddismo con gli amici. L'8 settembre 2002 erano passati 45 anni dalla dichiarazione di Toda per l'abolizione delle armi nucleari, nella quale affidò ai giovani la realizzazione di tale obiettivo. Quel giorno mi trovavo a una cerimonia di Gongyo dedicata alla pace mondiale insieme a un gruppo di giovani provenienti da 50 paesi e territori che stavano partecipando a un corso. Nella successiva sessione di domanda e risposta, una giovane australiana mi chiese quale fosse la maniera migliore per far conoscere il buddismo di Nichiren alle persone della sua età. E io, pregando per la sua felicità e per quella dei suoi amici, le suggerii di essere sincera, allegra e fiduciosa quando parlava di quanto fosse meraviglioso il buddismo di Nichiren. Racconta loro cosa significa vivere pieni di convinzione. Spiega come hai costruito una vita di valore mentre sperimentavi con gioia il potere della pratica buddista e di come stai avanzando con coraggio e illimitata speranza per il futuro. Alla fine, tutto dipende da condividere con orgoglio la tua convinzione e la tua esperienza di fede. In questo modo, stai piantando i semi della felicità e della speranza nella vita dei tuoi amici. Questi semi indubbiamente metteranno radici, germoglieranno e alla fine fioriranno. Fino ad allora è sufficiente continuare a recitare aspettando che arrivi quel momento. Il metodo per diffondere il buddismo di Nichiren consiste nel piantare i semi della buddhità. Un dialogo sincero con gli altri, basato su una preghiera costante, li toccherà nel profondo della vita e permetterà loro di creare una connessione profonda con questo insegnamento. E ciò sarà la causa della loro felicità. In questa lezione inizieremo a studiare la parte della raccolta degli insegnamenti orali che riguarda il 16° capitolo del Sutra del Loto, durata della vita del Tathagata, che il Daishonin definisce il cuore dell'insegnamento originale. Vedremo che il buddismo della semina, che consiste nel piantare il seme della legge mistica Nammyoho Renge Kyo, ha un'importanza cruciale nell'ultimo giorno della legge. Ikeda ci invita a diventare dei veri e propri missionari della felicità. Condividiamo le nostre esperienze con gioia, sincerità e convinzione. Non chiediamoci se saremo in grado di fare shakobuku. Facciamolo! Non stiamo tenendo una lezione di buddismo, ma semplicemente stiamo piantando un seme parlando dal cuore del nostro vissuto. L'obiettivo è quello di aiutare gli altri a scoprire il proprio potenziale e a costruire una vita piena di significato. Una persona di suprema nobiltà che continua eternamente a impegnarsi. Nel titolo del capitolo il termine Tathagata, ovvero colui che è così giunto, è il primo dei 10 titoli onorifici del Buddha e significa colui che è giunto dal regno della verità. Il Tathagata non dimora passivamente nel regno della verità, ma va e viene da lì, apparendo davanti agli esseri viventi e predicando la legge per condurli all'illuminazione. Come esprimono le sue parole, possiate tutti essere felici, Shakyamuni si adoperò instancabilmente per la felicità di ogni essere vivente. La rivelazione dell'illuminazione originale del Buddha nel remoto passato, contenuta nel capitolo Durata della vita, afferma che tale strenuo impegno non si limita al presente, ma prosegue infinitamente nel futuro. Inoltre, questo Buddha eterno non esiste separatamente dalle persone che vivono nel mondo reale, ma la persona più nobile fra loro, che si è risvegliata alla natura eterna della vita e predica la grande legge per condurre tutti gli esseri viventi all'illuminazione.
impegnandosi per sempre a realizzare tale obiettivo. La sezione della raccolta degli insegnamenti orali, punto primo, sul capitolo Durata della vita del Tathagata Nammyoho Renge-kyo, spiega l'essenza di una religione dedicata veramente alla felicità delle persone. A differenza di altre sezioni della raccolta degli insegnamenti orali dedicate a singoli capitoli del Sutra del Loto, questa è preceduta in giapponese dai 7 caratteri di Nammyoho Renge-kyo e viene tradotta in italiano come Durata della vita del Tathagata Nammyoho Renge-kyo. Il Daishonin dice anche: il titolo di questo capitolo tratta di un'importante questione che riguarda lo stesso Nichiren, e nel passo seguente espone l'essenza di tale questione. Semplicemente, il Buddha non rimane passivo, ma si impegna attivamente per la felicità di tutti gli esseri viventi. Il Buddha non è separato dalle persone comuni, ma è la più nobile tra loro. Primo brano dalla raccolta degli insegnamenti orali, capitolo 16. Durata della vita del Tathagata. 27 punti importanti. Punto primo sul capitolo Durata della vita del Tathagata Nammyoho Renge-kyo. Il Tathagata è il Buddha Shakyamuni, o parlando più in generale, tutti i Buddha delle 10 direzioni e delle 3 esistenze. O, più specificamente, si riferisce al Buddha dello stato originale, che è eternamente dotato dei 3 corpi. Ora, Nichiren e i suoi seguaci comprendono che, parlando in generale, il termine Tathagata si riferisce a tutti gli esseri viventi. Più specificamente, si riferisce ai discepoli e ai sostenitori laici di Nichiren. Stando così le cose, il termine eternamente dotato dei 3 corpi si riferisce ai devoti o praticanti del Sutra del Loto nell'ultimo giorno della legge. Il titolo onorifico di chi è eternamente dotato dei 3 corpi è Nammyoho Renge-kyo. Nammyoho Renge-kyo è il titolo onorifico fondamentale di un Buddha. Poco prima dei suddetti passi, all'inizio del punto primo, il Daishonin cita le parole del Gran Maestro Tientai, di parole e frasi del Sutra del Loto. Tathagata è una designazione generale dei Buddha delle 10 direzioni e delle 3 esistenze, e una speciale designazione dei 3 Buddha, cioè i 3 corpi del Buddha, dello stato originale. Afferma poi che Tathagata indica in generale tutti gli esseri viventi e, specificamente, i suoi seguaci. Per il Daishonin, Tathagata Nammyoho Renge-kyo è l'appellativo fondamentale di un Buddha. Egli afferma: Nammyoho Renge-kyo, il cuore del capitolo Durata della vita, è la madre di tutti i Buddha delle 10 direzioni e delle 3 esistenze. Secondo tale affermazione, Shakyamuni e tutti i Buddha ottennero l'illuminazione attraverso Nammyoho Renge-kyo. Nichiren Daishonin, il Buddha dell'ultimo giorno della legge, rivelò quest'unica legge fondamentale per il bene di tutti gli esseri viventi fino all'eterno futuro. Perciò, la designazione di vero Tathagata non si limita a Shakyamuni e agli altri Buddha. Tutte le persone che recitano, abbracciano e diffondono l'unica legge fondamentale di Nammyoho Renge-kyo risplendono della luce dello stato infinitamente nobile del Tathagata. In senso generale, tutte le persone hanno il potenziale di diventare Tathagata. In senso stretto, però, coloro che recitano e propagano Nammyoho Renge-kyo, che è il seme e la causa dell'illuminazione di tutti i Buddha e manifestano lo stato vitale sconfinato del Buddha, cioè i discepoli di Nichiren che abbracciano la legge mistica, sono realmente Buddha. Il Daishonin afferma poi che il termine eternamente dotato di 3 corpi si riferisce ai devoti o praticanti del Sutra del Loto nell'ultimo giorno della legge, e che il titolo onorifico di chi è eternamente dotato dei 3 corpi è Nammyoho Renge-kyo. Eternamente dotato, giapponese Musa, che si potrebbe tradurre letteralmente con non creato o non fatto, si riferisce alla verità così com'è, inerente ed eterna. Il punto focale qui è il potenziale della buddhità delle persone comuni. In ultima analisi, Tathagata è ogni persona che abbraccia la legge mistica. Le persone comuni che manifestano lo stato vitale
eternamente inerente alla Buddhità, sono i veri Tathagata. Questo è ciò che significa essere un Buddha nella visione di Shakyamuni e nella visione del conseguimento della Buddhità espressa nella raccolta degli insegnamenti orali. Noi ci impegniamo a diffondere Nam-myoho Renge Kyo, la legge fondamentale dell'universo e della vita, e a far emergere la nostra e l'altrui Buddhità. Queste sono le nobili azioni di un Buddha, ispirate dal desiderio di condurre tutte le persone all'illuminazione. Il vero scopo del buddismo di Nichiren è risvegliare persone che si alzino con lo stesso voto del Buddha, persone comuni che si impegnino per la felicità eterna di tutta l'umanità. Come afferma il Daishonin, quindi, se la legge che una persona abbraccia è suprema, ne consegue che la persona che l'abbraccia deve essere la prima tra tutte le altre. La vita dei praticanti che abbracciano l'insegnamento supremo della legge mistica e si dedicano alla strada del dialogo e dell'incoraggiamento per svegliare la natura di Buddha in tutte le persone risplende di un'impareggiabile nobiltà. La legge mistica è l'insegnamento della grande saggezza imparziale che trascende e abbraccia ogni differenza. Praticare e condividere la legge mistica equivale a diffondere la luce della dignità innata dalla vita. La musica dell'armonia umana è ondate di felicità duratura. Questa lotta incessante è il cuore del nostro grande movimento per Cosa e Rufu. Ogni persona ha il potenziale di diventare un Buddha o un Tathagata. Questo potenziale si manifesta pienamente attraverso la recitazione e la diffusione di Nam-myoho Renge Kyo. Pensiamo al Daimoku come se fosse acqua che fa crescere il seme che è stato piantato. E come l'acqua, il Daimoku è la base della vita. Il testo sottolinea che i veri Buddha non sono solo figure storiche come Shakyamuni, ma anche le persone comuni che abbracciano e diffondono questa pratica. L'obiettivo principale è risvegliare la natura di Buddha in tutti gli esseri umani, promuovendo così la felicità e l'armonia universale. In altre parole, Cosa e Rufu. I poteri sovrannaturali del Buddha si riferiscono al conseguimento della Buddhità nella propria forma presente. Il capitolo Durata della vita si apre con Shakyamuni che espone il segreto e i poteri sovrannaturali del Tathagata. Nella raccolta degli insegnamenti orali, il Daishonin commenta così: ma nella visione di Nichiren e dei suoi seguaci, la realizzazione e la comprensione del concetto del conseguimento della Buddhità nella propria forma presente è ciò che è indicato con il segreto e i poteri sovrannaturali del Tathagata. Perché al di fuori del conseguimento della Buddhità non c'è alcun segreto e non ci sono poteri sovrannaturali. Il conseguimento della Buddhità nella propria forma presente, cioè la realizzazione dello stato di Buddhità così come siamo, costituisce l'essenza di ciò che è definito segreto e i poteri sovrannaturali del Tathagata. Segreto, qui, indica l'insegnamento che permette alle persone comuni di conseguire la Buddhità. Numerose scritture buddiste ritraggono i Buddha come esseri magnifici e splendenti, che possiedono 32 attributi e 80 segni minori. Insegnano inoltre che il conseguimento della Buddhità non è il risultato dell'aver praticato semplicemente nell'esistenza presente, ma di innumerevoli eoni di pratica nelle vite passate. Al contrario, il Sutra del Loto spiega che le persone comuni possono conseguire la Buddhità qui e ora, proprio così come sono. Todo una volta osservò che noi persone comuni dell'ultimo giorno della legge abbiamo bisogno di un insegnamento che trascenda il principio di causa ed effetto del conseguimento della Buddhità praticato da Shakyamuni prima dell'insegnamento originale del Sutra del Loto e ci permette di risvegliarci al nostro eterno stato vitale di Buddhità. In risposta a tale necessità, egli affermò: Nichiren Daishonin istituì l'insegnamento con il quale possiamo, nella realtà della nostra vita quotidiana, andare oltre il principio del conseguimento della Buddhità basato sulle cause e gli effetti delle vite passate e ritornare allo stato vitale di Buddhità che è in noi, sin dal tempo senza inizio, trasformando positivamente il nostro destino. Nam-myoho Renge Kyo è il solo e unico insegnamento segreto per il conseguimento della Buddhità nella propria forma presente. E il Daishonin afferma
che la singola parola fede o credere è la chiave per accedervi. Una forte fede nella legge mistica è la maniera di attingere allo stato vitale della buddhità. Tradizionalmente, molti testi buddhisti descrivono i Buddha come esseri straordinari con caratteristiche speciali, raggiungibili solo dopo innumerevoli vite di pratica. Tuttavia, secondo l'interpretazione di Nichiren Daishonin, il vero segreto e i veri poteri sovrannaturali del Buddha consistono nella capacità delle persone comuni di diventare Buddha, qui e ora. Nella loro forma attuale è semplicemente capire che non ci trasformiamo in Buddha, ma già lo siamo dentro di noi. Una dichiarazione che tutti gli esseri viventi sono Buddha. Analizziamo adesso quella che si può considerare la parte cruciale dell'intero Sutra del Loto, nella quale Shakyamuni abbandona il transitorio e rivela l'originale, svelando la sua vera identità di Buddha che ha ottenuto l'illuminazione nel remoto passato. Egli proclama: «Sono trascorsi innumerevoli infinite centinaia di migliaia di miliardi di milioni di inaiuta di kalpa da quando ho realmente conseguito la buddhità». Queste parole indicano che Shakyamuni conseguì l'illuminazione nel remoto passato, ma i Daishonin, nella raccolta degli insegnamenti orali, offre questa interpretazione. Il significato di questo capitolo, tuttavia, è che Yur rappresenta gli esseri viventi del regno del Dharma. Come dicevamo prima, il vero significato del capitolo durata della vita non concerne solo la rivelazione dell'ottenimento originale dell'illuminazione da parte di Shakyamuni, ma la sua dichiarazione implica che tutti gli esseri viventi sono Buddha. Il Daishonin spiega poi, dal punto di vista dei signori originali degli insegnamenti del capitolo durata della vita, che Nammyo Renge-kyo è il grande insegnamento che apre la strada per l'illuminazione. Shakyamuni rivela qualcosa di sorprendente. Ha ottenuto l'illuminazione in un passato molto remoto, non solo nella sua vita attuale come si credeva. Tuttavia, Nichiren Daishonin interpreta questo passaggio in modo ancora più rivoluzionario. Secondo lui, quando Shakyamuni dice «io», in questo contesto, non si riferisce solo a se stesso, ma a tutti gli esseri viventi. Questo passaggio rappresenta l'idea rivoluzionaria che tutti gli esseri viventi sono essenzialmente Buddha e che c'è un modo, attraverso Nammyoho Renge-kyo, per risvegliare questa natura in noi stessi. Secondo brano, dalla raccolta degli insegnamenti orali. Punto terzo, sulle parole. Invece, uomini devoti, sono trascorsi innumerevoli, infinite centinaia di migliaia, di miriadi di milioni, di nayuta, di kalpa, da quando ho realmente conseguito la buddhità. Ora, Nichiren e i suoi seguaci, coloro che recitano Nammyo Renge-kyo, sono i signori originali degli insegnamenti del capitolo durata della vita del Tathagata. Generalmente, parlando, i bodhisattva dell'insegnamento transitorio non sono il tipo di persone qualificate a occuparsi di questo capitolo, perché esse adottano un approccio secondo cui l'insegnamento transitorio è in superficie e l'insegnamento originale è sullo sfondo, mentre Nichiren e i suoi seguaci adottano un approccio secondo cui l'insegnamento originale è in primo piano e l'insegnamento transitorio è sullo sfondo. Sia come sia, questo capitolo non rappresenta l'insegnamento che è essenziale per l'ultimo giorno della legge. La ragione è che questo capitolo incarna il buddismo del raccolto adatto al tempo in cui Buddha era nel mondo. Ma solo i cinque caratteri del Daimoku, Nammyo Renge-kyo, costituiscono il buddismo della semina, che è adatto all'epoca attuale. Perciò, il buddismo del raccolto è per il tempo in cui il Buddha era nel mondo e il buddismo della semina è per l'epoca dopo la sua morte. Quindi è il buddismo della semina che è necessario nell'ultimo giorno della legge. Il buddismo della semina, l'insegnamento essenziale per l'ultimo giorno della legge. Shakyamuni, secondo il cui insegnamento tutti gli esseri viventi possono conseguire la buddhità, stando al significato letterale del Sutra del Loto, è il signore originale degli insegnamenti, del capitolo durata della vita. Tuttavia, la raccolta degli insegnamenti orali afferma che Nichiren e i suoi seguaci, che recitano Nammyoho Renge-kyo, sono i signori originali degli insegnamenti, del capitolo durata della vita. Questo perché l'insegnamento essenziale per l'epoca
presente dell'ultimo giorno della legge, è quello del buddismo della semina, il cuore del capitolo durata della vita, ovvero Nammyo Renge Kyo. Per quanto riguarda le persone qualificate a comunicare questo insegnamento, i bodhisattva dell'insegnamento transitorio, coloro che il Buddha dell'insegnamento transitorio aveva istruito prima di liberare il suo ottenimento dell'illuminazione nel remoto passato, adottano un approccio secondo cui l'insegnamento transitorio è in superficie e l'insegnamento originale è sullo sfondo, e per questo non possono assumersi la responsabilità di propagare questo insegnamento di suprema importanza. D'altro canto, i discepoli originali che vennero istruiti dallo Shakyamuni, che ottenne l'illuminazione nel remoto passato, sono i bodhisattva della terra, discepoli del Buddha nella sua vera identità. Questi adottano un approccio secondo cui l'insegnamento originale è in primo piano e l'insegnamento transitorio è sullo sfondo. È chiaro dunque che i bodhisattva della terra avranno un ruolo centrale nella diffusione dell'insegnamento del capitolo durata della vita, il cuore dell'insegnamento originale, in quanto sono gli unici ai quali viene affidata la propagazione del sutra dopo la morte del Buddha. Il Daishonin sottolinea che solo i cinque caratteri di Daimoku, Nammyo Renge Kyo, che vengono diffusi dopo la morte di Shakyamuni da questi bodhisattva, i veri discepoli del Buddha, costituiscono l'insegnamento del buddismo della semina. In altre parole, lo scopo ultimo del capitolo durata della vita è la propagazione del buddismo della semina nell'ultimo giorno della legge. Il Daishonin, rispetto al capitolo durata della vita, si focalizza sulla rilevanza di Nammyoho Renge Kyo come fulcro dottrinale per l'ultimo giorno della legge. Viene delineata una chiara distinzione tra i bodhisattva dell'insegnamento transitorio e i bodhisattva della terra, attribuendo a quest'ultimi un ruolo preponderante nella propagazione dell'insegnamento. Il buddismo della semina, incarnato nel Daimoku, viene presentato come la quintessenza dell'insegnamento per l'epoca attuale, sottolineando la continuità e l'evoluzione del pensiero buddista da Shakyamuni a Nichiren. I bodhisattva della terra sono i signori originali degli insegnamenti del capitolo durata della vita. Poi, nel brano sopracitato, vengono discussi il buddismo del raccolto e il buddismo della semina. Gli stadi con i quali il Buddha conduce le persone all'illuminazione sono paragonati alle tre fasi di semina, maturazione e raccolto nell'agricoltura. Il buddismo di Shakyamuni è il buddismo del raccolto, cioè un insegnamento che consente di raccogliere il frutto dell'illuminazione a coloro nei quali il Buddha aveva piantato e poi nutrito il seme della buddhità nelle esistenze passate. Ma le persone dell'ultimo giorno della legge non hanno mai formato una relazione con il Buddha nelle esistenze passate e quindi hanno bisogno dell'insegnamento della semina, il grande insegnamento di Nammyo Renge Kyo. I bodhisattva della terra sono i protagonisti che, al posto di Shakyamuni, piantano direttamente il seme della buddhità, Nammyoho Renge Kyo, nel cuore delle persone di quest'ultima epoca. Sono loro i signori originali degli insegnamenti del capitolo durata della vita. E il Daishonin, che iniziò a realizzare la missione dei bodhisattva della terra, intraprese una grande lotta altruistica per diffondere la legge mistica. Quello di Nichiren è il buddismo della semina. Piantando i semi della legge mistica, possiamo attivare la natura di Buddha inerente alle persone. Come è chiaro dall'espressione Nichiren e i suoi seguaci, il Daishonin spiega che anche i suoi discepoli sono i signori originali degli insegnamenti del capitolo durata della vita. In questo modo dichiara che essi hanno la nobile missione di protagonisti nella diffusione della legge mistica. Perciò, solo quando i bodhisattva della terra emergono in numero sempre maggiore per piantarne i semi, serrando le file e seguendolo nel suo ruolo di precursore, le parole della raccolta di insegnamenti orali vengono riconfermate. La Soka Gakkai, che si dedica a Koso e Rufu in tutto il mondo, è emersa come un gruppo di bodhisattva della terra, che hanno formulato il voto di permettere a tutte le persone di diventare veramente felici, in accordo con il desiderio del Daishonin, e per adempiere la loro missione dal tempo senza inizio. Quindi,
In cosa si differenzia il buddismo di Nichiren Daishonin da quello di Shakyamuni? Mentre Shakyamuni lavorava con persone che avevano già seminato la buddhità in vite passate, Nichiren Daishonin e i suoi seguaci si dedicano a seminare direttamente la legge mistica nel cuore delle persone dell'ultimo giorno della legge. Questo ruolo di seminatori li rende i veri signori originali dell'insegnamento. Del capitolo Durata della vita del Sutra del Loto. Nota importante. Nichiren, così dicendo, non intende darsi importanza o ritenersi superiore. Si rende semplicemente conto che nel periodo storico in cui vive, il buddismo originale è stato corrotto e quindi è importante riseminare da zero. Il nostro movimento di dialogo. In questo preciso momento, i membri della Soka Gakkai di tutto il mondo stanno conducendo piacevoli e vivaci conversazioni per piantare i semi della legge mistica. Questi semi stanno germogliando e si avvicina l'epoca in cui fiori di felicità e speranza sbocceranno a profusione sul nostro pianeta. I nostri sforzi per piantare i semi della buddhità sono un grande movimento di dialogo per la pace che risplenderà luminoso nella storia umana. Qual è il significato del nostro movimento di dialogo? Per prima cosa, piantare i semi della buddhità è un modo per creare connessioni. È il sacro compito di mettere in contatto le persone con la legge mistica e aprire la strada per la felicità di tutti e tutte. Il Sutra del Loto parla di tale semina nelle epoche passate, ma questa era diretta a coloro che ricercavano attivamente l'insegnamento. Invece, nell'ultimo giorno della legge, in cui prevalgono gli interessi egoistici e la ricerca di piaceri momentanei, sembra che siano davvero pochi coloro che cercano volontariamente un insegnamento profondo. Perciò i nostri sforzi di piantare i semi della legge mistica sono un'impresa meravigliosa che solo i bodhisattva della terra possono compiere. L'impresa di dare la possibilità alle persone di entrare in contatto con il buddismo. Quanto più li aiutiamo, una dopo l'altra, a forgiare tale legame, piantando nella fertile terra del cuore i semi che possono condurre tutti all'illuminazione, tanto più la nostra filosofia di rispetto per la vita si diffonderà nella società in modo sicuro e stabile. In secondo luogo, piantare i semi della buddhità equivale a non discriminare. È una nobile impresa per connettere ciò che è diviso e unire gli esseri umani. Il buddismo della semina abbraccia persone di ogni capacità e livello di comprensione, trascendendo ogni differenza di etnia, nazionalità e genere. È l'esatto opposto di qualsiasi tendenza a discriminare o denigrare gli individui. Perciò il nostro impegno di piantare i semi della legge mistica è un viaggio che va lontano per creare armonia e cooperazione nella famiglia umana globale. L'omnicomprensiva compassione del Buddha, libera da ogni discriminazione, sconfigge l'ignoranza dell'umanità che causa le divisioni. Terzo, piantare i semi della buddhità significa avere fede, corrisponde all'ammirevole causa di promuovere un modo di vivere basato sul rispetto degli altri. Noi non sappiamo quando i semi che abbiamo piantato germoglieranno nella vita delle persone, ma rispettiamo la loro natura di Buddha e aspettiamo fiduciosi che questi semi fioriscano. La sfiducia e il sospetto nei confronti degli altri sono la radice delle gravi divisioni che affliggono il mondo attuale. Perciò i nostri sforzi di piantare i semi della legge mistica costituiscono un eterno viaggio per rispettare l'umanità altrui, credendo nella bontà intrinseca delle persone. Mentre piantiamo questi semi, possiamo vincere il dubbio e il sospetto che oscurano il nostro mondo. L'attività di semina spirituale è caratterizzata da tre aspetti principali: creare connessioni, non discriminare e avere fede nella natura di Buddha in ogni individuo. L'obiettivo è diffondere una filosofia di rispetto per la vita, superare divisioni sociali e promuovere l'armonia globale. La sfida di lavorare per la pace mondiale partendo dalla gente comune. Quest'anno, 2023, segna il 30° anniversario del giorno in cui iniziai a scrivere il mio romanzo a puntate La nuova rivoluzione umana, il 6 agosto 1993. In quella data ebbi anche l'occasione di incontrare Nilakanta Radhakrishnan, uno studioso e filosofo indiano che ha portato avanti lo spirito della non violenza del Mahatma Gandhi, con il quale intrattenne un dialogo memorabile.
In una sua intervista, in occasione del trentennale del nostro incontro, egli ha espresso così il suo rispetto e le sue grandi aspettative nei confronti del nostro movimento. Con l'obiettivo di aiutare le persone a diventare felici, la Soka Gakkai continua a impegnarsi concretamente a livello sociale e politico, adempiendo alla missione originaria della religione di essere il baluardo della pace, restituendole così valore e vitalità. Attualmente la Soka Gakkai si sta assumendo pienamente l'iniziativa di realizzare la pace nel mondo. Persone di ogni età, genere e posizione sociale in 102 paesi e territori del mondo hanno preso l'impegno di creare valore intorno a loro, aiutando gli altri a trasformare l'odio e la tristezza in forza di vivere. E come membri attivi e responsabili delle loro comunità e della società intera, trasmettono una visione colma di speranza, basata su profondo desiderio di realizzare la pace globale. Questi creatori di valore pregano per la pace nel mondo mentre continuano a sfidarsi nella realtà quotidiana, dando il proprio contributo come persone comuni. I loro pilastri sono la filosofia Soka e il principio della rivoluzione umana. Come discepoli di Nichiren Daishonin, sappiamo che il metodo per far emergere il potere illimitato della creazione di valore dalla vita delle persone è Nammyoho Rengekyo. Recitare Daimoku e insegnare agli altri fa sì che il colossale potere del Buddha sgorghi dalla nostra vita e da quella altrui. Spero che ti sia piaciuto e possa esserti stato utile. Se è così, metti un like per sostenere il canale e magari scrivi un commento qua sotto. Se non vuoi perderti i prossimi video, iscriviti e metti la campanellina. Grazie per la visione, a presto!